Carissimi concittadini, so quanto per esperienza diretta è nervosa la città, so quanto è in disagio per questi provvedimenti necessari, indifferibili, che il governo nazionale ha proposto per i comuni. Il disagio però è un momento transitorio e quindi come tale passeggero, e che porterà comunque ad una soluzione rispetto alla battaglia che vinceremo, che supereremo rispetto al coronavirus. Questo disagio della città impone a tutti di fare al meglio il proprio dovere. Questo virus è un virus della famiglia delle influenze, quelle che provano è un'influenza virus. Però ha la caratteristica di essere molto più resistente, anche negli ambienti esterni, nelle strade, nei marciapiedi, nelle piazze, ovunque. Bene, c'è bisogno di una sanificazione che sia proposta al meglio, perché già qui è da un lato la quarantena, da un lato io sto dentro, da un lato una buona sanificazione certamente aiuterà a superare questo momento di difficoltà e ognuno con in questi comportamenti dà una mano a che questo obiettivo si raggiunga. Stamattina, ascoltando la proposta del consigliere Giovanni Spatola, mi sono caricato di entusiasmo perché ho saputo, per comunicazione di Giovanni e per esperienze e comunicazioni di alcune aziende agricole, che c'è molta buona volontà da parte di tante aziende per dare una mano per sanificare al meglio la città. Che strano è questo comportamento di Giovanni Spatola quando suggerisce al sindaco di fare di più e meglio, a costo zero, quando tante imprese, compreso la sua, sono disponibili a farsi carico di questa necessità obiettiva. Non mi sembra corretta la risposta del sindaco, il quale ritiene di aver fatto il meglio. Non c'è mai meglio rispetto a ripetere, continuamente ripetere, processi di sanificazione della città. E quindi, come tale, doveva, secondo me, questo sindaco non ricoprire di epiteti Giovanni Spatola, il quale è uno dei più fattivi socialmente e civilmente consigliere comunale di questa città, perché spende di suo, fa sacrifici propri, di famiglia, di azienda, per aiutare tanta gente. Ha lanciato l'idea di andare a rifare la sanificazione della città e tutta risposta insulti da parte del sindaco. Sindaco, recupera un criterio, un comportamento che sia più idoneo allo stile che deve avere un sindaco e alla gravità del momento. Da un lato non puoi parlare di unità, di concorso unitario da parte di tutti e chi ti propone qualche idea, tu non solo la rifiuti, ma questo è un comportamento che conosciamo, lo sappiamo con la cavalcata, lo sappiamo con la disgrazia che ebbe il campo sportivo che crollò. E qualcuno invece di dire bravo Giovanni Spatola fece qualche iniziativa per vedere se i carabinieri verificassero se avesse o meno le autorizzazioni relative. Siamo in un momento in cui tante imprese agricole stanno dando gratuitamente la loro disponibilità. Caro sindaco, autorizza queste imprese, rifacciamo tutti insieme la sanificazione della città e avrai assolto solo ad un tuo compito e un tuo dovere. Giovanni ha fatto bene a lanciare la necessità di questo ulteriore provvedimento di sanificazione e mi stupisco ancora di una risposta di basso profilo di questo sindaco. Giovanni, hai tutta la mia solidarietà e la del gruppo di opposizione perché tu possa sempre al meglio essere protagonista di proposte costruttive per la città. Bravo Giovanni, continua così.